penso che non ci sia stato un momento della mia vita in cui ho pensato che non avrei lavorato alla Pininfarina. Nell'infanzia c'era l'immagine del fondatore, questo grandissimo uomo visionario che è partito dal niente attraverso la sua capacità di intuizione, di lavoro, di innovazione. È riuscito a creare un'azienda e a renderla leader a livello italiano e poi internazionale e mondiale. Un fine settimana, penso di settembre del 65, quindi l'anno era malato. Però voleva vedere la sua famiglia, i suoi figli e i suoi nipoti insieme felici in vacanza in quel fine settimana. Voleva avere questa immagine della sua famiglia. E voleva che la sua famiglia avesse un'immagine particolare di lui, forse perché pensava già che sarebbe stata forse l'ultima volta che noi lo vedevamo nel suo splendore di persona straordinaria. È arrivato e ha detto: ma come hai fatto a venire così in fretta? Sono venuto in aereo. Sono un uomo che può affittare un aereo. Alla fine della giornata ha voluto tutto il corteo della famiglia a seguirlo fino all'aeroporto di Villanova d'Albenga, in cui lui prendeva l'aereo. Ha salutato la famiglia dalla scaletta, è salito sull'aereo ed è volato. E noi da terra abbiamo visto lui che volava, lui volava alto, lui era più alto. Allora tu fai una cosa così a un bambino di 7 anni e non se la dimentica più. Lui era una persona speciale che ha inventato, che ha creato qualcosa di veramente straordinario. E poi, un esempio di mio padre, copre almeno 40 anni della mia vita. Vedere l'impegno, vedere il metodo, vedere i valori, vedere non abbattersi nelle difficoltà, non esaltarsi troppo davanti ai successi, il lavoro che tornava a casa, le macchine che venivano a casa. Mi sento un po' il tutore del DNA, della tradizione, della storia della Pininfarina, di questo legame della famiglia Pininfarina con l'azienda. È una società di design che ha 88 anni di vita, che è stata fondata da Pininfarina e che ha un presidente, una guida spirituale tra virgolette, che è il nipote del fondatore e che continua a fare business mantenendo intatte la sua identità, le sue radici, il suo modo di proporsi, la sua etica, i suoi comportamenti. Questa è una cosa veramente particolare, veramente speciale, che è giusto tutelare, è giusto proteggere.